Gentili telespettatori, buona giornata. Il PD vuole far raddoppiare gli sbarchi con le partenze, anche con Mare Nostrum europea. La propaganda del PD sull'immigrazione è decisamente fallimentare. Perché? Loro non vogliono cercare una soluzione per quanto riguarda gli arrivi illegali. Perché? Illegali vuol dire che sono contro la legge. Come in Italia, come in tutti gli stati del mondo, per entrare in un paese devi entrarci con permessi, documenti, cioè delle procedure anche abbastanza complesse. Quindi quando, se ci sono persone che tentano di entrare in un paese in maniera illegale, cioè contro le leggi, tu devi fare in modo che questo non avvenga. Quindi è compito di ogni governo tentare sempre e comunque di evitare che nel paese entrino persone in maniera illegale, cioè contro la legge. Il PD non ha intenzione di trovare una soluzione agli arrivi illegali. A loro interessa fare il Mare Nostrum europeo. Che cosa vuol dire? Tutti gli stati europei ci mettono un bel po' di navi. Immaginatevi 27 paesi, c'è chi non ha l'accesso al mare, ho capito, però tutti i paesi che hanno imbarcazioni, chi non ha imbarcazioni userà droni, aerei, elicotteri, quindi ognuno deve metterci qualcosa, così da intercettare tutte le navi, barche, barche a vela che partono dalle coste africane. Questo intercettarle però non è per fare un blocco navale, attenzione, è per intercettare queste barche e far salire a bordo di queste navi di Mare Nostrum europeo i clandestini. Quindi andare con centinaia di navi europee a fare quello che fanno oggi l'ONG. Ci sarebbe un affollamento di navi ONG e di navi europee per intercettare queste barche che partono, caricare su i clandestini e portarli in Europa. Non riportarli da dove sono partiti, perché le autorità di quei posti dicono no, che cosa vuoi da me? Non ti azzardare a portarmi qua persone che io non so chi siano, non conosco. Quindi Mare Nostrum europeo non serve per fermare le partenze, ma serve per aiutare le ONG a tirar su tutti quelli che partono e portarli direttamente in Europa, cioè in Italia. Quindi questo non serve per fermare le partenze. Il punto è però un altro, che quando è stato fatto questo Mare Nostrum, perché è già stato fatto tra il 2013 e il 2014, questo esperimento fu un fallimento totale. Perché è stato un fallimento totale? Intanto è una missione di soccorso e ricerca istituzionale nel Mediterraneo, fatto dall'Europa. La conseguenza, non immaginate qual è stata sulle partenze, quando nel Nord Africa hanno visto che c'era questa missione europea con decine e decine di navi oltre le ONG, in 12 mesi cos'è successo? Sono stati catturati 330 scafisti. Va bene. Ok, ma il numero degli arrivi in Italia rispetto all'anno precedente, quando non c'era Mare Nostrum, è raddoppiato, raggiungendo 150.000 clandestini arrivati in Italia, da circa 70-75.000 a 150.000. Il motivo è facilissimo da intuire.
sapendo che il Mediterraneo era costellato di navi di ricerca e soccorso che avrebbero facilitato l'arrivo in Italia, aumentarono le partenze dal Nord Africa perché la gente si sentiva più sicura. Appena facciamo qualche miglio, le navi si litigheranno per farci salire. Ecco. Così le navi impegnate nella missione divennero dei veri e propri taxi del mare che traghettavano i migranti con tutto guadagno per gli scafisti, perché quel raddoppio di arrivi vuol dire il raddoppio di partenze e quindi gli scafisti hanno più gli scafisti, attenzione, lo scafista è l'ultimo anello dell'organizzazione criminale. I trafficanti hanno raddoppiato le loro entrate economiche. Quindi qual è stato il risultato di Mare Nostrum? I trafficanti hanno raddoppiato le loro entrate, i clandestini in Italia sono raddoppiati. Secondo voi questa può essere una strada praticabile? Secondo me no. La nuova missione europea sarebbe un altro identico fallimento, ma la capa del PD ovviamente vede cose. A lei interessa solo che ci siano più navi per i soccorsi. Ma attenzione, più navi per i soccorsi, clandestini che raddoppiano in arrivo, vuol dire che sono clandestini che raddoppiano in partenza. E con tutte le navi che ci vuoi mettere, comunque, quello che avviene nelle traversate, se tu raddoppi le partenze magari non raddoppiano le disgrazie, perché ci sono molte navi, ma aumentano comunque del 10, 20, 30, 40%. Questa è matematica, ma molto spicciola. Bene. Ricordiamoci che Frontex aveva detto più volte che le ONG, la presenza di navi pronte a tirar su i clandestini davanti alle coste africane, lo chiamano Frontex, l'autorità europea delle frontiere, la chiamano pull factor, fattore di attrazione. Più navi ci sono nel Mediterraneo per il soccorso, più persone partono. Più persone partono, più tragedie ci sono. Diteglielo alla Schlein, mandategli un audio. No, ho capito che sta giocando alla PlayStation, però magari mentre gioca accende il cellulare, mette l'audio, così non la interrompiamo mentre è nelle sue importanti funzioni di giocatore di PlayStation. Grazie a tutti e arrivederci a presto.